E poi c'è sempre da fare la macumba per il cazzo di meteo. Andiamo qua. Forse. Yes. Dai signora, minchia, su. Allora, nel rally, al contrario per esempio delle gare sul circuito, dove le macchine fanno quel giro lì, sono su una pista e per 30 volte continuano a fare il giro, quindi posizionandoti bene ai 30 passaggi d'auto, nel rally la situazione è un pochino più complessa, perché escludendo lo shakedown, quindi le prove libere, si hanno a disposizione soltanto tre momenti in cui la macchina di chi devi fotografare o chi devi fare il video ti passa davanti al muso. Di conseguenza, quelle tre volte devi essere pronto, devi sapere cosa fare e devi farlo nel momento giusto. Se ti perdi un passaggio, sei fottuto. Non sono loro. Sì, cazzo! Includendo invece lo shakedown, dove se non sbaglio, sono 5 passaggi massimi, si hanno a disposizione 8 passaggi, però comunque tenete conto che sono 8 passaggi su un weekend di gara, quindi su 3 giorni che tu stai a rally, la macchina che ti interessa ti passa davanti 8 volte massimo. Il nostro lavoro inizia più o meno una settimana, due settimane prima del rally, quando escono i video delle prove speciali e le mappe. E le mappe non sono mappe interattive da maps, sono foto che fanno cagare, e si cerca di portare, di trovare la stradina indicata sulla fotografia sgranata su maps. Una settimana prima invece esce la mappa interattiva, dove tu puoi effettivamente andare in campo gara, vedere che cazzo succede, che punti ci sono. Qui inizia la prima parte del lavoro, ovvero l'individuare quei punti salienti, quei punti interessanti dove la macchina ipoteticamente farà quello che tu hai in mente. Se hai in mente di prendere un traverso, non ti metti sul rettilineo. Quindi tramite i video delle prove speciali e la mappa riesci già a capire a grandi linee come sarà la gara. Io di solito guardo i video, guardo la mappa interattiva e inizio a mettere dei punti, quindi dove vedo che c'è un pezzo di strada particolarmente interessante. In questo tratto la macchina quale traiettoria sceglierà, come si comporterà il veicolo, quindi conoscendo un minimo come cazzo guidano si riesce a capire cosa andranno a combinare. Altra complicazione è che le prove sono una di seguito all'altra, quindi finiscono di fare la prova 1, hanno una parte di trasferimento, fanno la prova 2, hanno una parte di trasferimento e poi fanno la prova 3. Di conseguenza, se tu lasci la macchina a casa di Dio e ti vai a infognare su una curva, che è quello che faccio, che resti bloccato perché chiudono le strade, quindi tu non puoi dire vabbè, una volta che sono passati dalla prova speciale 1 mi trasferisco alla 2, perché le strade sono chiuse. Non si può, sono chiuse, non si può. Bisogna essere strategici e solitamente scegliere una prova speciale, viene poi decisa definitivamente quando si fanno le ricognizioni sul campo. La fase preliminare di analisi è lunga, è noiosa perché devi stare davanti al computer, devi guardare le mappe, è una rottura di palle, però almeno ti fa un'idea di com'è il percorso e ti è utile, perché vai là sapendo cosa ti aspetta, sapendo dove sono le prove speciali, sapendo dove sono i punti che potrebbero interessarti. Poi non è detto che coincidano. Mentre l'analisi vera e propria si fa il venerdì, quindi quando i piloti hanno delle ricognizioni sul percorso, anche noi abbiamo le ricognizioni. Di solito cerchiamo di entrare in percorso prima che arrivino i piloti, in modo tale da non essere di intralcio, anche perché abbiamo la carapanda che più di 30 non va. Se poi c'è la strada accidentata, sta lì. Si fa prima lo shakedown e poi si fanno tutte le prove speciali. Questo comporta che se i piloti hanno inizio di cognizioni alle 8 e mezza di mattina, tu devi iniziare a fare le cognizioni alle 6 e mezza per non essere in mezzo. 6 e mezza, e da Maps o Google Earth che sia, alla realtà c'è sempre la differenza, perché nella realtà ti puoi rendere conto della velocità a cui arrivano,
e della traiettoria che possono fare. Da Maps vedo tutto sgranato, tutto storto, si vede. Va bene, dopo il venerdì, dopo le ricognizioni, si iniziano effettivamente ad organizzare i punti camera, quindi avendo scelto le posizioni delle camere si vanno a montare obiettivi, si vanno a settare le camere in modo tale che siano adatte a quel punto. Per esempio, in un interno curva o immediatamente in esterno curva non metterò a 200, in questo senso, ok? Quindi andrò a montare i grandangoli, vado a capire più o meno di che obiettivo ho bisogno, eccetera eccetera. E poi c'è sempre da fare la macumba per il cazzo di meteo. Nel prossimo episodio andiamo a vedere la ricognizione sul campo, andiamo a vedere come valutiamo i punti camera e basta, cioè poi basta, poi c'è lo shakedown. E niente, quindi questo è quanto. Se per dubbi o domande non scrivete, tanto non vi rispondo, cioè, non è che posso dirvi tutto. Beh, scherzando ovviamente, se riesco ad arrivare con la macchina integra al rally sarebbe un traguardo già. Dai, ci vediamo al prossimo, prossimamente sarà, vedrò quando avrò tempo di montare, anche se è una cagata, cioè, ci vuole tempo per montarlo, quindi dipende quanto lavoro c'è da fare e quanto tempo libero avremo. Zero, sicuro. Ci aggiorniamo alla prossima. Si inizia a fare un po' sul serio, è un po' il succo del rally. Oh,